sorge una luce lontano. La navicella si sta avvicinando. Vede un pianeta, sta atterrando. E il pianeta fa buonasera a tutti, siamo qui a Lido Alga Marina per la seconda tappa del Fatto Summer Tour. Venite con noi! Buonasera a tutti, siamo in compagnia di... Marcello! Ornella! Ragazzi, posso farvi una semplice domanda? Se vincesse il Super Enalotto, il primo sogno che realizzaste, quale sarebbe? Io ci devo, pensare, vai prima tu. Cercherei di conquistare Marcello. Oddio, Marcello! Questa è una dichiarazione a tutti gli effetti. Guarda, io quello che posso dirti, se vinco al Super Enalotto sicuramente aiuterei chi ha bisogno e quindi pagherei una riposizione a un'amica mia che tutti dicono che è ingrassata. Che grande uomo! Sono generoso. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. Buonasera a tutti, siamo in compagnia di... Pasquale! Ciao Pasquale! Posso farti una domanda, Pasquale? Certo! Se vincessi il Super Enalotto, il tuo primo desiderio quale sarebbe? Un viaggio alle Maldive! Wow, posso venire con te? Sì, venite tutte e due! Wow, grazie Pasquale! When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, this is Africa. Buonasera a tutti, siamo in compagnia di Antonio. Ciao Antonio, ti stai divertendo? Sono appena arrivato. Ok, sicuramente ti divertirai Antonio. Normale, posso farti una domanda Antonio? Sì. Ascolta, se vincessi il Super Enalotto, quale sarebbe il tuo desiderio irrealizzabile? Un viaggio solo andato a Brasile. Wow, posso venire con te? Possiamo venire con te? Ma naturalmente sì. Grazie Antonio. Grazie. Allora, chi dice studi, dice lavoro, chi dice taf, te dice... Ciao, siamo in compagnia di... Ciao, sono Costantino. Ciao Costantino, ti stai divertendo? Moltissimo, sai. Allora, una semplice domanda: se dovessi vincere il Super Enalotto, il tuo primo desiderio? Non ho capito, scusami. Se dovessi vincere il Super Enalotto, il tuo primo desiderio? Beh, ovviamente far felice tutti quanti, credimi. Wow, grazie. L'argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Compagnia di Samuele. Ciao Samuele, ti stai divertendo? Parecchio. Allora ti faccio una semplice domanda: se dovessi vincere il Super Enalotto, il tuo primo desiderio? Su un'isola deserta. Su un'isola deserta? Come mai? Me la compro e ci sto con chi mi pare. Ah, ok. Siamo in compagnia di Mauro, Antonio, Stefano, Paolo. Allora ragazzi, cosa ne pensate di questo Fatto Summer Tour? Molto, è la prima festa a cui assisto, ma è deliziosa.
molto molto bella, allegra, tranquillissima, intrigante. Allora vi auguro un buon proseguimento. Ciao. Grazie, grazie. Siamo in compagnia. Cosa? Siamo in compagnia. Beppe Gianni. Ok. Ragazzi, una semplice domanda. Nel caso dovesse vincere il Superenalotto, il vostro primo desiderio? Siamo te in un'isola sperduta. Ah. Voglio uscire con te. Compagnia di Corrado. Ciao Corrado, ti stai divertendo? Molto arrivata, è bella la serata. Bella la serata, vero? Ascolta Corrado, se vincessi il Superenalotto, il primo sogno, il primo desiderio che realizzeresti quale sarebbe? Mi porto con me in vacanza. Grazie Corrado, grazie. Pasquale. Ciao Pasquale, se dovessi vincere il Superenalotto, il tuo primo desiderio? Insomma, non ho capito i primi tre. Se dovessi vincere il Superenalotto, il tuo primo desiderio? Andarmene in America. Ciao, siamo in compagnia di Francesca. Ciao Francesca, ho saputo che è il tuo compleanno. Sì. Auguri. Grazie. Allora, visto che è il tuo compleanno, ti faccio questa semplice domanda. Nel caso dovessi vincere il Superenalotto, il tuo primo desiderio? Viaggiare? Dove? Cina? Va bene, grazie e buon proseguimento. Anche a te. Buonasera a tutti, siamo in compagnia di Nando. Nando? Nando. Ciao Nando, ti stai divertendo? Abbastanza. Ascolta Nando, se vincessi il Superenalotto, il primo desiderio che realizzeresti quale sarebbe? Fare un viaggio. Un viaggio dove? In giro per il mondo. Wow, sei fantastico. Grazie Nando. Di vostro gradimento questa serata, ci vediamo alla prossima tappa Lido Bello.